Allora, nella lezione di oggi iniziamo a discutere di moti non isoentropici. In particolare, un moto, un flusso, può essere non isoentropico perché c'è scambio di calore con l'esterno, quindi perché non è adiabatico, o perché c'è una irreversibilità detta alla presenza delle resistenze al moto. Iniziamo ad esaminare la prima situazione, quindi una situazione nella quale il nostro flusso abbia trasferimento di calore. Una situazione classica nella quale avviene questa è quella che per esempio illustra nella slide, nella quale il moto ci accompagna a un processo di combustione che ovviamente può essere schematizzato come una cessione di calore al fluido dall'esterno attraverso le pareti del conduttore. Ora, al fine di studiare un processo siffatto, consideriamo il volume di controllo indicato. Ecco sta luce. Se ci diamo un colpo finale. Allora, riferiamoci al volume di controllo rappresentato nella slide, nella quale consideriamo un tronco di tubazione per la quale, ad esempio, nella quale defluisce il nostro gas, e consideriamo un volume di controllo che chiusa due sezioni successive, 1 e 2. Ovviamente, nel momento in cui le resistenze dovessero essere considerate trascurabili, ma ci sia per esempio cessione di calore dall'esterno, nel caso di trascurabilità delle variazioni di energia potenziale, quindi condotto suborizzontale a tratti brevi, come è quello che stiamo usando di norma, l'equazione di conservazione dell'energia si scrive in questa maniera, nella quale l'unica differenza rispetto alle situazioni precedenti è il termine di cessione di calore QC, che ovviamente può essere descritto introducendo l'entalpia in questa forma. Ora, la cessione di calore al nostro fluido, ovviamente che cosa fa dal punto di vista dell'entropia? Se il mio fluido assorbe calore, la sua entropia cresce. Viceversa, se il mio fluido se il mio fluido dovesse cedere calore, la sua entropia dovrebbe di fatto diminuire. Ora, nel caso un moto come quello che abbiamo visto un attimo fa va sotto il nome di moto di Rayleigh, ovvero moto caratterizzato da resistenze trascurabili ma con scambio di calore, e può essere utilizzato come modello per rappresentare per esempio la situazione che illustra nella prima slide, cioè il flusso di un gas accompagnato per esempio da una reazione di combustione. Ora, nel caso un modo di Rayleigh può essere ben rappresentato sul piano temperatura entropia. In questo diagramma, sull'asse delle ascisse è riportata l'entropia, mentre sull'asse delle ordinate è riportata la temperatura. Sappiamo bene che un incremento di temperatura, ovvero un riscaldamento, corrisponde a un incremento di entropia.
Il comportamento del nostro fluido, sarà ancora una volta differente se il nostro fluido è subsonico, ovvero se il nostro flusso è supersonico. La curva qui rappresentata può essere ricavata da un punto di vista quantitativo partendo da queste equazioni conservazioni di energia e rappresentando le variazioni di entalpia a mezzo delle variazioni di temperatura introducendo i calori specifici a pressione costante. Infatti sappiamo che una variazione di entalpia può essere espressa come una variazione di temperatura moltiplicata per il calore specifico a pressione costante. Senza entrare nel dettaglio di questa derivazione, cerchiamo di capire bene come funziona questo diagramma entropia temperatura nel caso sia per moti subsonici che per moti supersonici. Allora, per quanto riguarda i moti subsonici, questi sono rappresentati dal ramo superiore di questo diagramma. In particolare, osserviamo un comportamento particolare che va correttamente compreso. Nel momento nel quale noi andassimo a riscaldare il nostro fluido, come il caso dell'esempio che ho introdotto all'inizio, no? C'è una reazione di combustione che quindi c'è il calore del mio flusso, allora il riscaldamento produce un incremento dell'entropia e pertanto abbiamo questo ramo crescente che mi dice che per numeri di Mach minori di 1, per modi subsonici, contemporaneamente si incrementano l'entropia e la temperatura. Il numero di Mach in questa situazione è crescente. Tuttavia, il numero di Mach cresce fino a uno stato B nel diagramma entropia-temperatura, che corrisponde a un numero di Mach ben preciso. Numero di Mach pari a 1 diviso la radice di K, dove K al solito rappresenta il rapporto tra i calori specifici a pressione e volume costante. Quindi se per esempio sto parlando di aria, quello è 1 diviso la radice di 1.4. Ok? Quindi siamo comunque a numeri di Mach abbastanza elevati, dal punto di vista quantitativo siamo abbastanza vicini a 1, ma ancora non siamo al Mach supersonico. Per arrivare al Mach supersonico accade una situazione che occorre comprendere con una certa attenzione. Una ulteriore cessione di calore al nostro fluido, cioè un'ulteriore cessione di calore al nostro fluido, non produce riscaldamento, ma il nostro fluido di fatto si raffredda, diminuisce la sua temperatura. Com'è possibile una cosa del genere? È possibile a scapito di un incremento dell'energia cinetica, ovviamente. Cioè, qual è il discorso? Il discorso è che, superato quello stato limite B, un'ulteriore cessione di calore al nostro fluido non si trasforma più in incremento della temperatura, quindi incremento dell'entalpia del nostro fluido, ma di fatto va in massima parte come incremento dell'energia cinetica, fino a portare il nostro flusso al numero di Mach pari a 1, tra le condizioni soniche. Ci siamo? Vediamo cosa succede invece per quanto riguarda i flussi supersonici. I flussi supersonici sono rappresentati da questo ramo inferiore del diagramma, no? Questo ramo inferiore della curva. Allora, partiamo da un valore del numero di Mach maggiore di 1. Un riscaldamento, cioè una cessione di calore al nostro fluido, produce un incremento della temperatura e un incremento dell'entropia insieme.
questo incremento di temperatura ed entropia avviene anche a discapito di quella che è la mia velocità. Pertanto il numero di Mach va a diminuire. Riscaldare un flusso supersonico ne diminuisce il numero di Mach. Questo continua fino ad arrivare al numero di Mach pari a minimo, cioè alle condizioni soniche. Le condizioni soniche corrispondono alle condizioni di massima entropia per il mio sistema. Ci siamo? Al solito l'interpretazione di questo discorso nasce sempre dall'equazione dell'energia che abbiamo visto prima. Okay? Di fatto perché in questo caso il riscaldamento può produrre una riduzione del numero di Mach? Può produrre una riduzione del numero di Mach perché di fatto il calore che io vado a cedere si va di fatto a tradurlo solamente come incremento di entalpia, anzi addirittura contemporaneamente a questo una parte dell'energia cinetica del mio fluido va ancora ad aumentare l'entalpia e pertanto compatibilmente con l'equazione di conservazione dell'energia che abbiamo visto prima è possibile con questo incremento di temperatura una riduzione della velocità fino a raggiungere un numero di Mach pari ad 1. Nel caso di un raffreddamento si dovrebbe avere il processo contrario. Ora, è possibile, concentriamoci sulla parte superiore del diagramma. Concentrandoci sulla parte superiore del diagramma, ragioniamo su una situazione. Immaginiamo di avere una situazione tipo questa. Abbiamo una tubazione nella quale defluisce un gas. Ora, magari in condizioni subsoniche, perché magari questa tubazione imbocca da un serbatoio, quindi partiamo da condizioni di velocità estremamente basse, quindi sicuramente condizioni subsoniche. Non dico condizioni di ristagno perché questo non è un modo isoentropico, pertanto non è detto che quelle condizioni di verde siano le condizioni di stagno, anzi poi le condizioni di stagno varieranno da sezione a sezione del mio sistema, in quanto le grandezze di stagno non sono più costanti nel mio sistema, visto che il moto non è più isoentropico. Chiaro questo discorso? Bene, adesso cosa facciamo? Cominciamo a riscaldare il nostro sistema. Perché? Per esempio questa tubazione è sottoposta a una cessione di calore dall'esterno. Per esempio questa tubazione è soggetta a insolazione. No, è una tubazione posta in una zona assolata molto molto dura. Allora cosa succede? Il mio gas riceve calore, aumenta la sua temperatura, quindi aumenta la sua entalpia, aumenta la sua entropia, aumenta fino ad arrivare allo stato B. Arrivato allo stato B, la temperatura del sistema comincia a diminuire, mentre il numero di Mach continua ad aumentare, fin tanto che non arriviamo al numero di Mach pari a 1, cioè alle condizioni soniche. Ok, che cosa succede se continuo a riscaldare il mio sistema? Secondo voi che succede se continua a riscaldare il sistema? Ovviamente nulla. Ovviamente non è possibile superare le condizioni soniche attraverso un riscaldamento del sistema. E perché non è possibile superare le condizioni soniche attraverso il riscaldamento del sistema? Non è possibile superare le condizioni soniche in quanto nella realtà noi sappiamo che se consideriamo una tubazione di sezione costante, in ogni caso noi le condizioni soniche le possiamo al massimo avere allo sbocco della tubazione, per cui di fatto quello che accade è semplicemente uno spostamento delle condizioni soniche più avanti, si allunga il mio sistema, si allunga la mia tubazione, si la riscaldo ulteriormente. Cerchiamo un attimo di capire meglio questo discorso. Allora, nel momento in cui abbiamo un moto subsonico,
nel momento nel quale io lo vado a riscaldare, che cosa succede? Ottengo una temperatura T2 che può essere maggiore o minore della temperatura 1. Perché questa temperatura T2 può essere maggiore o minore della temperatura 1? Perché possiamo stare a monte o a valle dello stato B, vero? Sto parlando del ramo superiore di quel diagramma. Tuttavia, quello che è certo è che la temperatura di ristagno della situazione 2, dello stato 2, sarà maggiore della temperatura di ristagno dello stato 1. Questo perché? Perché vi ricordo che la temperatura di ristagno è la temperatura più la temperatura dinamica, cioè quella connessa all'energia cinetica. Per cui la cessione di calore o ha fatto aumentare la temperatura e o ha fatto aumentare l'energia cinetica, quindi la velocità. Allora, nel momento nel quale io comunque ho ceduto calore, ho aumentato almeno una di queste due grandezze, e pertanto la temperatura di stagno della situazione 2 sarà sicuramente maggiore della temperatura di stagno della situazione 1. Mentre non è detto che la temperatura effettiva nella sezione 2 sia maggiore di quella della sezione 1. La temperatura della sezione 2 è maggiore di quella della sezione 1 se sto a monte dello stato B, no? Quello caratterizza il numero di Mach pari a 1 sulla radice di K. Altrimenti la temperatura nella sezione 2 sarà minore di quella nella situazione 1. Invece, nel caso di un moto supersonico, un riscaldamento produce sempre un incremento di temperatura. Quindi nel caso di un moto supersonico, riscaldare il mio flusso ne incrementa sempre la temperatura e ne incrementa anche la temperatura di ristagno. Okay? Quindi questo, diciamo, è un elemento da ricordare sempre. Nel caso di un flusso di Rayleigh, cioè un flusso con resistenze trascurabili ma scambio di calore, in un riscaldamento la temperatura del fluido aumenta sempre se il flusso è supersonico, ma può aumentare o diminuire a seconda del valore numero di Mach. Se è inferiore al numero di Mach B, allora aumenta; se è superiore al numero di Mach B, allora diminuisce, se il flusso è subsonico. Ci siamo? Va bene. Allora, cerchiamo un attimo di andare un pochino a sintetizzare che cosa succede alle varie proprietà di un flusso di Rayleigh per quanto riguarda in corrispondenza di un riscaldamento o di un raffreddamento. Allora, per quanto riguarda un riscaldamento, parliamo del flusso subsonico. Allora, nel caso di un riscaldamento di un flusso subsonico, la velocità aumenta così come il numero di Mach, così come la temperatura di ristagno. Tuttavia la temperatura effettiva aumenta solo se sto al di sotto di un numero di Mach pari a 1 sulla radice di K, mentre altrimenti diminuisce. La densità rho diminuisce, la pressione di stagno diminuisce, la pressione effettiva diminuisce, l'entropia ovviamente aumenta. Cosa succede nel caso di un flusso supersonico, sempre nel caso di un riscaldamento? Nel caso di un riscaldamento, velocità e numero di Mach diminuiscono, mentre temperatura e temperatura di ristagno vanno ad aumentare, così come la densità. La pressione di ristagno diminuisce, mentre la pressione effettiva aumenta, e l'entropia ovviamente aumenta, perché la cessione di calore porta comunque l'acquisto di calore da parte del mio fluido porta comunque a un incremento dell'entropia. Nel caso di un raffreddamento, il comportamento è di fatto speculare, perché nel caso di un flusso subsonico, nel caso di un raffreddamento, la velocità diminuisce, così come il numero di Mach, così come la temperatura di stagno, mentre la temperatura effettiva a questo
comportamento ancora una volta dipendente da quello che è il rapporto uno sulla radice di K. In particolare, se il numero di macchie risulta minore di 1 sulla radice di K, allora la temperatura diminuisce, viceversa aumenta. Questo è il caso del raffreddamento. Mentre nel caso di flusso supersonico, la temperatura diminuisce sempre nel caso di un raffreddamento. Allo stesso modo abbiamo un comportamento differente per la densità, che aumenta in flusso subsonico e diminuisce in flusso supersonico, mentre la pressione di stagno nel caso di un raffreddamento aumenta sempre. La pressione effettiva aumenta nel caso di un flusso subsonico, diminuisce nel caso di un flusso supersonico. Ovviamente in un raffreddamento l'entropia va a diminuire, perché se il mio fluido cede calore all'esterno, allora la sua entropia va a diminuire. Fate attenzione, perché qua sto considerando una situazione ancora ideale, tenetela ben presente, perché io qua ho un flusso che è non adiabatico, però di fatto è reversibile. Di fatto quella curva di Rayleigh io la posso percorrere in entrambe le direzioni. Questo è il punto essenziale. O dal punto di vista concettuale, la posso percorrere in entrambe le direzioni, perché il mio flusso di fatto è reversibile, perché non c'è dissipazione. Chiaro questo discorso? Ok. Allora, vi faccio notare, guardiamo ancora una volta quello che è il diagramma entropia-temperatura. Vi faccio notare che nel diagramma entropia-temperatura esistono quindi questi due punti caratteristici, A e B. Il caso B, lo stato B, è caratterizzato dalla situazione dettinde S uguale a 0, vale a dire la variazione nulla della temperatura con una variazione di entropia. È il massimo della temperatura che può essere raggiunto dal mio flusso. Il mio flusso può raggiungere al massimo quella temperatura T max corrispondente allo stato B. Viceversa, lo stato A corrisponde allo stato di massima entropia che può avere il mio sistema. Ora, per quanto riguarda la velocità, visto che prima abbiamo visto la temperatura, abbiamo visto ancora una volta, ma e lo ripetiamo ancora una volta qua, come di fatto il riscaldamento vada ad incrementare la velocità di un moto subsonico e vada a diminuire la velocità di un moto supersonico, sempre e comunque. Vale a dire che immaginiamo per esempio questo gasdotto che è soggetto a insolazioni, che è soggetto a insolazione. Ebbene, se le dissipazioni sono trascurabili, che cosa succede? Succede che se il moto è subsonico, il fatto che questa tubazione sia soggetta ad insolazione, quindi sia soggetta ad acquistare calore, fa sì che la velocità all'interno della tubazione vada aumentare. Solo allo sbocco io posso avere una situazione del genere, numero di macchie pari a 1, viceversa nel caso supersonico. Vi faccio notare che tutti i discorsi che stiamo facendo fanno riferimento sempre e comunque a condizioni stazionarie, a condizioni di moto permanente, per cui è ovvio che a questo incremento di velocità nel moto subsonico deve accompagnarsi un'espansione del gas, cioè una riduzione della sua densità. Perché se sto a sezione costante, è chiaro che il prodotto ρ per A per B deve mantenersi costante, e qui il prodotto ρ per B deve mantenersi costante. Allora, se la velocità va ad aumentare, è chiaro che la densità deve diminuire. Viceversa, nel caso di un moto supersonico, l'acquisto di calore da parte del mio flusso fa sì che la velocità vada a diminuire, e quindi io ho una compressione del mio fluido, ho un incremento della sua densità. In un flusso di Rayleigh possiamo ricavare, applicando sempre l'equazione di conservazione
che abbiamo scritto prima, delle relazioni valide ancora una volta fra le grandezze di Stagno e le grandezze mitiche. Le relazioni sono quelle che vengono qui rappresentate. In particolare, per quanto concerne le prime due relazioni, quelle rappresentano la temperatura di Stagno a un generico stato caratterizzato da un generico numero di Mach e la temperatura di Stagno allo stato critico. Stesso discorso vale per la seconda relazione. Questo è importante da tenere presente, perché questa è in altri termini l'espressione del fatto che in un flusso non isoentropico come questo le grandezze di Stagno non sono più delle grandezze costanti. Pertanto la temperatura di Stagno corrispondente a un generico stato non sarà più uguale alla temperatura di Stagno corrispondente a un altro stato. Vale a dire che al valere del numero di Mach, per esempio, la temperatura di Stagno cambia. Questo è il motivo per il quale accade che quel rapporto non è unitario. Poi il primo e il secondo rapporto non sono unitari. Se il mio flusso fosse un flusso isoentropico, ovviamente quei rapporti dovrebbero essere uno, perché le grandezze di Stagno sono costanti in tutto il flusso. Viceversa, nel caso che stiamo qui esaminando, del flusso di Rayleigh, che è un flusso non isoentropico, proprio per effetto del fatto che esiste una non adiabaticità del flusso, allora le grandezze di Stagno non sono più costanti nel mio flusso, e quindi quei primi due rapporti non sono uno. Possiamo poi scrivere dei rapporti critici fra le grandezze e le grandezze allo stato critico, che sono quelli rappresentati qua. È importante tenere presente che tutti questi rapporti possono essere ancora una volta espressi come funzione del numero di Mach e del rapporto tra i calori specifici. Ci siamo? Quindi siamo sempre e comunque in grado di calcolarli. Ora, per dare condizione all'imbocco, il trasferimento di calore è massimo quando allo sbucco vengono raggiunte le condizioni soniche. E questo è chiaro, no? Questo deriva dallo stesso diagramma di Rayleigh che abbiamo visto prima. Questo sia quando il mio flusso è subsonico, sia quando il mio flusso è supersonico, perché in entrambi i casi io raggiungo condizioni soniche. Se la mia tubazione è più dura, il flusso in queste situazioni si dice soffocato, cioè raggiungo comunque le condizioni soniche sia in un caso sia nell'altro. Ok, facciamoci 5 minuti di pausa e poi riprendiamo. Purtroppo necessità di